Replica la collega Ruocco del Movimento 5 Stelle. Grazie. Intanto c'è da fare i complimenti per chi ha amministrato questa città finora, perché veramente già anticipiamo, insomma, che noi chiederemo una commissione d'inchiesta parlamentare per identificare eventuali responsabilità penali rispetto a questa gestione amministrativa, perché insomma non è possibile che arrivi puntualmente un sindaco e si butti poi nel dimenticatoio tutto quello che è stato. I cittadini sono veramente stanchi, le tasse sono altissime e insomma non si può andare avanti così. Comunque, durante la gestione commissariale si parla di circa 500 milioni che il Comune di Roma avrebbe anticipato già prima del 2008 ad ATAC, per finanziamenti statali per il trasporto pubblico locale che la Regione Lazio avrebbe poi dovuto trasferire e che invece non sono stati corrisposti dalla Regione. Posto che il Comune ha questo credito, la Regione lo riconosce, c'è traccia di questa anticipazione fatta ad ATAC nel bilancio della Regione? Questa è una. Poi posso. Le dico tutte oppure facciamo un giro e poi dopo ritorniamo. Poi la domanda era se si intende avviare una seria politica di rinnovamento per definire le priorità nelle decisioni di spesa che consentano il soddisfacimento dei bisogni più urgenti della cittadinanza attraverso l'erogazione di servizi efficienti. Parzialmente in adozione era un po' esplicitato. E poi appunto interventi sulla valorizzazione del patrimonio artistico, la messa a reddito di quello immobiliare, evitando dismissioni. Gli interventi sulla governance delle partecipate, vabbè, un po' le ha accennati, magari anche con uno spunto ulteriore sulle ricadute, perché qui sono dipendenti a pioggia e quindi a un certo punto come si procede? È vero, ci sono tante dirigenze, anche quelle a pioggia, e quindi magari si possono ridurre il numero delle dirigenze, ma poi alla fine il nodo viene al pettine, questi dipendenti come si sistemano, dato che sono veramente in misura immensa. Quali programmi poi il sindaco intende promuovere per favorire, questo è un punto importante, la partecipazione di Roma Capitale ai bandi per l'ottenimento dei fondi europei 2014-2020, al fine di reperire ulteriori risorse con le quali finanziare alcune politiche di Roma Capitale. Se si intende rivedere tutte le voci dei contratti di servizio, la maggior parte dei quali in scadenza, con analisi di congruità, benchmarking e corretto rapporto tra risorse impiegate e servizio erogato, al fine di evitare tutti questi sprechi. E poi, che misure il sindaco intende prendere per ridurre le spese correnti e gli sprechi? Come dicevo, le ha già un po' esposte, nonché appunto all'aumento di Roma Capitale senza ricorrere ad ulteriori prelievi fiscali. Questo è importante, magari che lei lo garantisca, per coprire appunto il deficit strutturale attualmente in essere, riportare il bilancio capitolino entro corretti equilibri e far ripartire gli investimenti reali, creando lavoro alle piccole e medie imprese. E poi, sei in grado di dirci a questo punto a quanto ammonta il danno, cioè il reddito, il debito di Roma Capitale, esclusa ovviamente la gestione commissariale, e di quanto sono aumentati i debiti dopo il suo insediamento? Grazie.